Intanto un ringraziamento agli organi di stampa per aver raccolto l'invito. L'occasione di oggi è propizia anche per presentare il direttivo del movimento, che è stato il direttivo provvisorio, che è stato scelto qualche mese addietro per diciamo così, traghettare il movimento verso una più stabile, verso un più stabile organigramma, verso una strutturazione reale. Del direttivo facciamo parte, fanno parte le persone che vedete al tavolo, ed in più l'avvocato Mario Siviglia, al quale rivolgiamo i nostri auguri perché si trova in luna di miele, e quindi facciamo un augurio per questo matrimonio appena celebrato. Un ringraziamento è d'obbligo anche ai nostri consiglieri Carmelo Minniti e Nina Iaria, perché stanno profondendo veramente un impegno serio ed incessante nella loro attività, e li ringrazio anche per il coinvolgimento costante che fanno verso tutti i membri del, non solo del direttivo, ma proprio tutti i membri di Una città da cambiare, e per il sostegno pieno ed incondizionato che danno alle attività e alle iniziative che dalla base provengono e proverranno anche in futuro. La conferenza stampa di oggi ha un duplice obiettivo. Il primo è ribadire che noi ci siamo, che Una città da cambiare c'è. Non era il momento elettorale, non era un momento elettorale passeggero, ma l'idea di un gruppo di persone che si aggregano per lavorare veramente per il cambiamento della città è perdurato e continua a perdurare in noi e nelle persone che ci accompagnano. E il secondo obiettivo era quello, a 4 mesi dalle elezioni, di tirare una prima somma, diciamo, non proprio un bilancio, quello si tira annualmente di solito in maniera istituzionale, di tirare le prime somme sui primi 4 mesi di attività dell'amministrazione, della squadra che è stata premiata dalle urne. Quindi di questo si occuperà il portavoce Francesco Baccellieri, che è qui a fianco a me, mentre io volevo prendere solo qualche altro minuto per ribadire che, contrariamente a quanto è passato in questi mesi, noi siamo per la costruzione di ponti, non per l'innalzamento di muri. Noi vogliamo costruire dei ponti insieme alle persone che vogliono veramente cambiare questa città, che vogliono lavorare e spendersi per il bene comune. Il nostro faro è ancora oggi quel programma elettorale che abbiamo presentato, che la squadra che si è candidata alle elezioni ha presentato ai cittadini nel mese di aprile e maggio. E da quel faro, che per noi è valido ed è attuale, seguiremo la luce e ci spenderemo per realizzarlo. Oggi ovviamente da una posizione diversa, da una posizione di minoranza, da una posizione di minoranza che vuole proporre, che vuole stimolare affinché tutte le idee che per noi valgono più delle persone vengano tramutate in cose concrete, in fatti concreti, per il miglioramento di questa città. In questi mesi siamo passati per quelli che fanno sempre polemica su tutto, per quelli pronti sempre a bacchettare, per quelli si è addirittura usato il termine litigiosità in politica, e io voglio solo dire che non bisogna confondere la litigiosità con il dissenso, perché esprimere dissenso nei confronti di alcuni atti, di alcune politiche che vengono attuate, è legittimo. Noi vogliamo la pace, noi vogliamo una pace che però non sia la pace della schiavitù e della sottomissione al diktat di qualcuno. Noi vogliamo una pace che sia costruita e che venga dall'incontro e non dallo scontro delle idee e delle persone. Dall'inizio abbiamo notato che ogni nostro dissenso
creava fastidi, creava ogni volta che veniva esercitato un diritto di controllo e di proposta sull'attività amministrativa, questo veniva percepito come un fastidio. Ecco, se di litigiosità si deve parlare, sicuramente la litigiosità è quella delle reazioni stizzite e degli atteggiamenti intolleranti, non certo di chi di chi invece si propone e propone qualcosa per il bene della città. Detto questo, vi ringrazio nuovamente e passo la parola a Manuela Minniti per un breve saluto e per alcuni approfondimenti. Sì, buonasera a tutti. Io in realtà dovrei darvi soltanto delle comunicazioni. Innanzitutto, il convegno denominato La mobilità è un diritto, la sostenibilità è un dovere, organizzato dal nostro movimento nell'ambito delle attività, delle iniziative per la settimana europea della mobilità sostenibile, che era stato fissato per il giorno 20 settembre e poi rinviato a causa del maltempo, si terrà il giorno 30 ottobre in un luogo che ancora non è stato definito per problemi tecnici, ma comunque che poi vi verrà comunicato. A breve verranno resi noti i tre vincitori del concorso fotografico Muoversi in Libertà, inerenti alla stessa iniziativa, che saranno poi premiati durante il convegno. Nella stessa occasione, tutti coloro i quali hanno partecipato a questo concorso inviando delle foto, verrà consegnato un attestato di partecipazione a tale evento. Il nostro impegno nei riguardi della mobilità non è concluso solo attraverso l'organizzazione di queste iniziative, che comunque, insomma, ricordiamo che la mattina di giorno 20 settembre si è tenuta anche la pedalata urbana, ma è attivo, insomma, e proseguirà. Infatti stiamo lavorando per la redazione di un dossier che poi verrà consegnato all'amministrazione comunale, dove sono contenuti dei suggerimenti per migliorare la fruibilità di alcune aree pedonali. E tutto ciò verrà rivolto in particolar modo ai diversamente abili, in modo da poter rimuovere quelle che sono le barriere architettoniche. Niente, a questo punto io cedo la parola al nostro portavoce Francesco Baccellieri, che proprio in qualità di portavoce vi farà una disamina sull'attuale situazione politica del nostro paese e del nostro comune, analizzando quelli che sono i primi 120 giorni della nuova amministrazione. Ci tengo comunque a ribadire che tutto ciò che Francesco, insomma, elencherà sono punti che attentamente sono stati esaminati e comunque sono condivisi largamente da tutto il movimento. E quindi tutto questo è espressione della nostra politica, infatti, come diceva Federico, è non polemica, come ultimamente invece ci vengono additate queste affermazioni. Prego, Francesco. Allora, anch'io mi unisco ai saluti e vi ringrazio per la vostra presenza. Cercherò di essere breve e conciso, anche se gli argomenti da trattare sarebbero veramente tanti. In questo breve elenco che vi verrò a fare delle nostre posizioni su varie situazioni amministrative, diciamo, e non, appunto vi darò punto per punto la nostra posizione. Intanto vi partirei dall'inizio. Prima delle avvenute elezioni, il sindaco Meduri ha condotto una campagna elettorale professando legalità, rispetto delle regole, trasparenza. Ora, quello che noi ci chiediamo è come può una persona condannata per un reato come l'interposizione di persona professare legalità e rispetto delle regole? Che credibilità può avere nei confronti della cittadinanza? Noi crediamo che non ne abbia nessuna. Infatti, il signor sindaco, che è ben dotato dell'arte della furbizia politica, ha ben pensato di tenere sotto traccia questa condanna durante la campagna elettorale, traendone un innegabile vantaggio dal punto di vista politico, tant'è che ha vinto le elezioni con soli 105 voti di scarto. In consiglio il sindaco ha affermato che non ha detto bugie sull'argomento, ed è vero, questo glielo riconosco, glielo riconosciamo, ma a volte omettere la verità, quando questa è una verità scomoda, può essere ben più grave che dire una menzogna. Inoltre, dal punto di vista strettamente giuridico, appare ridicolo, secondo noi, affermare, come ha fatto recentemente il sindaco in consiglio comunale, che alla sua condanna venga scritta soltanto una responsabilità di tipo oggettivo in relazione ai ricorsi presentati. Non bisogna certo essere dei giuristi di livello per capire che non sia così.
Dopo 122 giorni esatti oggi di amministrazione Meduri, ancora non siamo a conoscenza della relazione di inizio mandato. Ricordiamo che questo è un adempimento obbligatorio per legge, una relazione che deve essere pubblicata entro 90 giorni sul sito istituzionale dell'ente. Ad oggi non abbiamo traccia di tutto questo. Non sappiamo neanche quali siano le linee programmatiche di governo di questa amministrazione per quanto riguarda la salute, per quanto riguarda il welfare, le politiche sociali, per quanto riguarda i lavori pubblici. L'unica traccia che abbiamo di questo sono le 4 righe per ogni punto che il sindaco ha presentato nel suo programma elettorale. Anche in questo caso sono stati disattesi gli adempimenti previsti dallo Statuto Comunale, precisamente l'articolo 11. Nonostante durante la discussione degli indirizzi generali di governo il sindaco, il 13 luglio durante il Consiglio Comunale, il sindaco si fosse impegnato a farlo. Abbiamo trascorso un'estate di feste, un'estate di sagre, di piazze, di concerti, di notti bianche, tra l'altro sfruttate ognuna per un mini comizio trattando vari argomenti da parte del sindaco. Ecco, noi non siamo contro le feste, contro le sagre, contro i momenti di aggregazione. Benvengano, ma benvengano se sono inseriti all'interno di un'azione amministrativa efficace. Così sono soltanto fumo negli occhi dei cittadini. Un conto è organizzare una festa di quartiere, un conto è amministrare un paese di 11.000 abitanti. A tal proposito vi anticipiamo che i nostri consiglieri si faranno promotori di una richiesta formale all'amministrazione per avere contezza di tutte le spese sostenute durante questa estate. Il nostro ospedale è un tasto dolente. Sta subendo passivamente il depauperamento dei servizi. Nessuno della nostra amministrazione ha speso una parola o, fatto ancor più grave, ha intrapreso un'iniziativa concreta in sua tutela. L'unico incontro che il nostro sindaco Meduri ha avuto con l'ex commissario straordinario dell'ASP, dottor Santo Gioffrè, peraltro un incontro informale durante la commemorazione dei 100 anni della nascita dell'ospedale, lo ha sfruttato chiedendo i crediti che il nostro comune vanta nei confronti dell'ASP, e non presentando alcuna criticità dell'ospedale. Sono stati solo i consiglieri di minoranza, i nostri insieme ai consiglieri Scambi e Demetrio, durante un incontro con il commissario, a manifestare le criticità del nostro ospedale. Ora il commissario non c'è più, vediamo, approfittiamo anche di questa conferenza stampa per augurare buon lavoro ai nuovi commissari, al commissario e ai due subcommissari dell'ASP di Reggio Calabria, sperando che possano avere un occhio, non un occhio di riguardo, possono avere la giusta considerazione dell'ospedale di Melito. Noi vediamo che a Polistena, a Locri, a Scilla, giornalmente si assiste a scene che vedono i pazienti, il personale medico, il personale paramedico scendere in piazza a difesa dei loro ospedali. Vediamo amministratori incatenarsi, vediamo amministratori lottare, e il nostro sindaco osserva, ammesso che lo faccia, in maniera del tutto passiva. Ora, degli ultimi giorni la notizia che a Scilla si stanno mobilitando le piazze, si stanno mobilitando sindaci del comprensorio per impedire il trasferimento dell'oncologia del servizio di oncologia a Melito. Ora, noi comprendiamo il disagio dei cittadini scillesi, per carità, però l'ospedale di Scilla è stato declassato dalla regione a casa della salute, quindi non può ospitare un servizio di oncologia che necessita la somministrazione di farmaci per i quali è necessaria appunto l'ambiente ospedaliero, la presenza di anestesisti e quant'altro. E questa è una cosa che è stata decisa già dal 2012 a favore di Melito. Perché nessuno muove un dito affinché per spingere verso questa soluzione? Che sì, non sarà granché, ma intanto inizia a dare nuova linfa al nostro ospedale. C'è un immobilismo totale. Poi c'è stato un importante finanziamento sull'efficientamento energetico che è andato perso, un finanziamento a sportello dove bastava presentare una domanda per ottenere dei soldi, per fare risparmiare centinaia di migliaia di euro al nostro comune. Nonostante i nostri consiglieri Carmelo Minniti e Nina Iari avessero presentato una lettera al sindaco e all'assessore competente mettendoli al corrente di questa opportunità importante, il finanziamento è andato perso perché i nostri amministratori non hanno presentato la domanda in tempo. All'epoca ci fu detto: no, grazie, ci pensiamo noi. Poi c'è il gravissimo momento che stiamo vivendo dal punto di vista ambientale, con il contenzioso tra il comune e il gestore di servizi ambientali. Ora sentiamo snocciolare cifre da una parte e dall'altra. Non vogliamo
Noi non conosciamo bene la situazione, non vogliamo arrogarci il diritto di dire chi abbia ragione e chi abbia torto, ma la situazione che abbiamo davanti agli occhi è che il servizio è stato interrotto il 28 settembre, il paese da alcuni giorni è sommerso da cumuli di rifiuti. Se pensiamo che il sindaco Meduri, scimmiottando il nostro programma durante la campagna elettorale, ha parlato continuamente di raccolta differenziata, di servizi ambientali, se queste sono le premesse andiamo bene. Ultima per ordine di tempo c'è la vicenda grottesca degli edifici scolastici, la cui gestione da parte del sindaco secondo noi lascia molto a desiderare. Poi avranno modo i nostri consiglieri in separata sede di approfondire la questione proprio dal punto di vista tecnico, dal momento in cui la risposta all'interrogazione presentata dalla minoranza ci ha lasciato veramente, veramente tanti dubbi, che poi avremo modo di affrontare in un'altra occasione. Senza scendere nei dettagli, il risultato qual è? Il risultato è che ci sono ogni settimana 5 o 6 classi di bambini, quindi circa un centinaio di bambini, che sono costretti a frequentare il plesso di Viale Rimembranze di pomeriggio. Questo significa un gravissimo danno per quelle famiglie che lavorano, quelle famiglie che non sanno a chi lasciare i bambini a casa la mattina. È un disagio enorme, senza contare il fatto che questi bambini si vedono privati per 3 settimane al mese della possibilità di svolgere attività extrascolastiche, che possono essere lo sport, che può essere la musica, qualsiasi cosa. Oltre a ciò, le varie associazioni che garantiscono questi servizi subiscono un danno economico non indifferente, senza contare poi i dipendenti, eccetera, è una catena. Potremmo continuare per ore, ma pensate che sono passati soltanto 4 mesi, abbiamo trattato solo qualcosina delle cose che veramente vanno male in questo paese. Anche secondo me il fatto che voler far passare la nostra azione come un'azione polemica, come la ripicca di chi non ha accettato il risultato elettorale, è un segno secondo noi di immaturità. Dissentire non significa essere polemici. Le azioni poste in atto dal sindaco lo dimostrano. C'è una totale chiusura nei confronti della minoranza. La mozione del giudice di pace presentata ai nostri consiglieri è stata bocciata in consiglio comunale e poi riproposta con un patetico copia e incolla. La nostra proposta di riduzione delle imposte comunali non è stata nemmeno presa in considerazione. La nostra proposta di collaborare per la settimana europea della mobilità sostenibile non ci è valsa nemmeno un ricevimento del sindaco nella sua stanza. Durante la campagna elettorale il sindaco Meduri ha promesso alla cittadinanza il ritorno alla normalità. Ora, se per ritorno alla normalità si intendeva il ritorno alla cattiva amministrazione di qualche anno fa, devo dire che l'operazione sta riuscendo perfettamente. Per pensare che erano partiti lancia in resta con la pulizia dei cimiteri, che poi è finita lì, adesso sono peggio di prima, il riempimento dell'aiuole del lungomare con le cortecce colorate, che però si è fermata a metà del lungomare, cioè col ripascimento delle spiagge, fittizio più che ripascimento. Per concludere, c'è la brutta vicenda del ricorso contro la candidabilità del sindaco. Troviamo giusto esprimere la nostra posizione. Ovviamente non è una posizione di condanna o di assoluzione, noi non siamo giudici, né vogliamo esserlo, né vogliamo sostituirci al Tribunale di Reggio Calabria che dovrà decidere nel merito. Ma il succo del discorso è che questa situazione non fa altro che mettere Melito, un paese già sciolto 3 volte per 'ndrangheta, nell'occhio del ciclone. Siamo di nuovo nell'occhio del ciclone. Oltre a ciò, il sindaco, i suoi amministratori sono distratti completamente dallo svolgere una concreta azione amministrativa, un'azione amministrativa che dovrebbe aggredire tutte le criticità che interessano il nostro comune. Questo non avviene, c'è un'ordinaria amministrazione, non vedo la differenza con la gestione commissariale, sinceramente. La situazione crediamo che sia ormai insostenibile. L'unica soluzione che noi riteniamo possibile sono le dimissioni del sindaco, le dimissioni e il suo ritiro dalla scena politica, affinché il paese venga veramente consegnato, noi auspichiamo che in futuro il paese, sempre democraticamente ovviamente,
possa scegliere chi è veramente in grado di governarlo con capacità, senza condizionamenti e soprattutto senza distrazioni di alcun tipo. Queste sono le nostre posizioni per grandi linee. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e se ci sono domande siamo a vostra disposizione. Non litigate, so. Va bene. Avete detto più volte che questa è un'opposizione critica, ma per costruire, non per distruggere. Non faccio la domanda lunga se non Federico può dire chiaro. No, no. Ma quello che voi chiedete alla fine, chiedete le dimissioni del sindaco per i motivi, per il ricorso e per la condanna. Sono le due cose. La Cipriani dice, a parte che vedo una contraddizione tra il suo intervento e il tuo, scusami se sembrano due completamente mondi diversi. Ma voglio dire, nei momenti in cui chiedete le dimissioni del sindaco, la domanda che vi faccio, la legge dice, voi però vi siete astenuti quando si è votata la eleggibilità del sindaco Meduri, contrariamente invece a chi ha fatto il ricorso che addirittura l'ha votato. Ma perché l'avete detto? L'avete dichiarato in consiglio, voi non sapevate ancora come stavano i fatti. Esatto. Oggi, dopo che avete saputo come stanno i fatti, dopo qualche articolo anche sulla stampa, non certamente su quello locale che sta tenendo un profilo basso, nonostante gli attacchi che quotidianamente riceviamo da parte sempre dell'attuale sindaco, lo voglio anche ribadire. Visto che la legge consente, nei momenti in cui il Consiglio Comunale viene a conoscenza di quello che siete venuti a conoscenza, riporta deve revocare la delibera che aveva prima di convalida. Come mai non avete presentate una mozione, soprattutto nel corso del Consiglio Comunale, nel quale il sindaco ha convocato un consiglio per parlare proprio di questo procedimento e della sua causa di eleggibilità e ineleggibilità, perché non avete presentato una precisa e puntuale mozione di revoca, anche perché i consiglieri di maggioranza e di minoranza, ognuno per la propria parte, potessero poi determinarsi e quindi assumere ognuno le responsabilità anche politiche se non amministrative o penali. Voglio intanto chiarire una cosa, che l'incoerenza tra eventuale ipotetica tra il mio intervento e quello di Francesco sta solo nel fatto che il mio è un intervento introduttivo iniziale e che parla del movimento a 360 gradi. Francesco, che è portavoce, è sceso un po' più nel particolare parlando dell'attività dell'amministrazione comunale e non di quello che invece vogliamo fare noi. Detto questo, visto che ha fatto una domanda di carattere politico e qui abbiamo i nostri due rappresentanti in consiglio comunale, chiederei al nostro capogruppo Carmelo Minniti di accomodarsi qui da noi e rispondere a lui alla sua domanda. La domanda è prettamente politica e diciamo si riferisce a un comportamento tenuto in consiglio comunale. Forse è il caso che appunto siamo noi a rispondere, in questo caso io come capogruppo. Onestamente ci sarebbe stata poi qualche altra occasione per farlo, però siccome lei ha voluto anticipare il tema lo affrontiamo tranquillamente. Se diciamo andiamo a ripercorrere un attimino le vicende, nel primo consiglio comunale è vero, noi ci siamo astenuti, non abbiamo votato contro, e in quel momento abbiamo motivato non così semplicisticamente come ha riportato, che non sapevamo. Noi abbiamo
diciamo, i verbali poi lo confermano, abbiamo spiegato che la nostra astensione aveva due nature, no? Poteva essere spiegata almeno in due modi. La prima era di carattere politico, che in quel momento, quando ancora erano passate poche ore dall'articolo del dispaccio che metteva in così chiara evidenza la situazione del sindaco, e ci sembrava essere la più importante, cioè politicamente non potevamo esprimere un parere favorevole all'eleggibilità di un sindaco che aveva nascosto una verità così, così grave, e quindi politicamente non poteva per noi essere un voto positivo. Dal punto di vista tecnico-giuridico, noi abbiamo detto, la notizia era appunto di poche ore e nessuno ancora aveva in mano la sentenza, comunque non erano chiari quali fossero i reati ascrivibili al sindaco, non avevamo elementi tecnici per poter giudicare approfonditamente se ci fossero o meno le condizioni di eleggibilità o di candidabilità, perché poi in effetti poi il piano è stato spostato sulla candidabilità del sindaco. Tant'è vero che noi avevamo chiesto qualche giorno per riconvocare il Consiglio e poi rivotare tutti in modo più cosciente. Che la natura tecnica, diciamo, della questione fosse abbastanza complessa lo dimostra il fatto che a distanza di 4 mesi non c'è una visione univoca di quello che è la candidabilità del sindaco Meduri o meno, che anche qui bisogna fare chiarezza. Il ricorso è stato, diciamo, presentato per dimostrare la sua incandidabilità, né eleggibilità né diciamo compatibilità. Con questo mi pare di aver risposto alla sua domanda. Cioè, la domanda era perché non è stato chiesta la revoca della delibera. Allora, come lei sa, il portavoce del movimento ha fatto un'esposizione chiara, no? E ha detto: noi chiediamo le dimissioni, così ha detto. Esatto. Sì, ma le ho chiesto parola che l'ho chiesto. E allora Meduri dice: ma che questa dimissione? Sì, sì. Sei tu che sei polemico e continua a dire che io non amministro, se ne faccio questo. Continuo. Tu hai in mano una cosa, cioè fino a poco tu hai spiegato, ho ricevuto, ho saputo tu consigliere, no? In quel momento non lo sapevo, ma poi la sentenza credo che l'avete avuta o comunque avete saputo come stanno i pazzi, non altro dalla stampa, allora, anche se andando a quella locale. Poi avreste dovuto, secondo me, anche approfondire di più, visto che siete rappresentanti del popolo, anche se di minoranza, anzi avete più responsabilità voi che la maggioranza sotto questo aspetto. Quindi la vostra responsabilità è quella di chiedere immediatamente la revoca, se non altro per stanare, diciamo così, i consiglieri di maggioranza e di opposizione, per vedere chi vota a favore e chi vota. Pensate di farlo, visto che chiedete le dimissioni, o no? Allora, continuo, in effetti, io ero partito, diciamo, cronologicamente nel raccontare quali erano stati i passaggi, continuo perché mi sono fermato in effetti troppo presto. È vero, subito dopo ci sarebbe stata la possibilità di convocare il Consiglio Comunale. Noi siamo soltanto due consiglieri. No, un attimo, no, per chiedere eventualmente la modifica, diciamo, della delibera votata in Consiglio sulla sua eleggibilità. Intanto noi siamo due consiglieri e con due consiglieri il nostro gruppo naturalmente non avrebbe potuto convocare il Consiglio. Un attimo, provo a rispondere, poi se non è ancora soddisfatto magari approfondiamo ancora. Successivamente, quella che è stata la nostra battaglia non è sui termini giuridici che prevedono la candidabilità o non candidabilità del sindaco Meduri, perché quello è stato fatto, secondo me anche giustamente, un ricorso e sarà un giudice a decidere. Noi, il Consiglio Comunale, abbiamo riportato, quando è stato lui a convocarlo per raccontare al Consiglio di questi due ricorsi, abbiamo tirato fuori una questione che secondo noi è ancora più rilevante, cioè quella morale. Mi sembra che anche in quell'occasione abbiamo spiegato ampiamente il perché avevamo già chiesto in quella sede, quindi dentro un Consiglio Comunale, dimissioni di tutto il Consiglio Comunale. E quindi la nostra continua a essere una battaglia di tipo politico. Non intravedo in questo momento nella maggioranza segnali di ravvedimento rispetto a quello che sono state le loro scelte, per noi in gran parte inconsapevoli, e noi abbiamo provato a chiedergli se si ricorda Vinci Leccera in Consiglio Comunale singolarmente, ai singoli consiglieri, se fossero veramente a conoscenza delle condizioni del sindaco nel momento in cui si sono candidati. Qualcuno ha risposto, qualcun altro no. Probabilmente quel silenzio che continua a perdurare ce lo porteremo fino alle prossime elezioni. Lì dovranno rendere conto poi di nuovo alla popolazione
se conoscevano veramente le condizioni in cui era il sindaco o meno. In questo momento la nostra battaglia resta e resta politica sulla questione principalmente di tipo morale. Di battaglia solo politica, però io voglio ancora e poi voglio no, presentare una mozione in questo momento, Vinci. Cioè, lei vuole dire perché non abbiamo presentato una mozione? Perché in questo momento c'è una. Cioè, io sono sempre all'opposizione, anche dell'opposizione, non solo della maggioranza. No? Allora, qui a merito nessuno sapeva niente né delle parentele del sindaco né della comunità, né su questo ci siamo, possiamo anche non saperlo. Io ho detto però, nei momenti in cui l'abbiamo saputo, visto che prima è stato accusato il sindaco di non rispettare il regolamento e lo statuto, soprattutto per le linee problematiche, giusto di mandato. Sì. Se il regolamento del comune non viene rispettato per una cosa che poi non, rispetto a questa credo che sia, non sia rilevante quanto questa. C'è una legge che dice che se viene a conoscenza il consiglio, e quindi voi siete consiglieri, non loro che sono in portavoce, che dice che deve, io la domanda era che rispetto alla legge che dice deve, poi tu mi rispondi, ma io faccio politica e quindi la mia è una scelta politica e quindi faccio un rilievo politico e una lotta politica. Benissimo. E questa è la risposta. Se mi permette posso aggiungere, visto che la domanda originariamente era rivolta a noi. Allora, il discorso è semplice. Il sindaco è stato giudicato candidabile da una commissione elettorale e da un prefetto. Noi abbiamo appreso successivamente di tutta la vicenda. Le parentele del sindaco le conoscono tutti, però i parenti uno non se li sceglie. Il sindaco Meduri può essere benissimo una brava persona, anche io posso avere dei parenti poco chiari, ammesso che lo siano i suoi, io non sono un giudice. Il discorso è semplice, noi non siamo dei magistrati, noi non stiamo parlando di legge, di candidabilità del sindaco o meno, la deciderà il Tribunale di Reggio Calabria. Sei tu che hai detto prima, io chiedo le dimissioni. Chiedo le dimissioni Scusi, dottor Vinci, posso? Allora, forse mi sono espresso male. Allora, noi chiediamo le dimissioni perché? Per la sua omissione della verità, non perché lui è incandidabile. Perché lui sia incandidabile, lo deciderà il Tribunale. Secondo noi, la cosa gravissima, e nei paesi civili questo avviene, e basta anche molto meno per le dimissioni, è che lui abbia omesso di dire alla cittadinanza di avere commesso un reato che gli è valso una condanna a 18 mesi di galera. Stop. Che poi sia candidabile per quel reato. Non lo sia, non siamo noi a deciderlo. Questo è il discorso. Io pongo una contraddizione molto forte nelle cose che diceva, soprattutto tu. Sì. Il sindaco ha omesso, il sindaco parla di legalità, ma non può farlo, insomma, perché secondo noi non è credibile. Questa è la posizione. Quindi il sindaco che si presenta davanti ai ragazzi, di fatto dà una brutta testimonianza. Quindi c'è una situazione molto difficile, molto delicata, una situazione anomala. E quindi già di per sé questo, ha fatto accendere i riflettori su me. La contraddizione che colgo è nel momento in cui viene detto che il ricorso non ha fatto altro che alzare un ulteriore polverone. Se c'è una posizione del genere e il polverone viene alzato dal ricorso, è una norma. Il polverone non viene alzato dal ricorso. Non si deve fare passare il messaggio che in caso di accoglimento del ricorso è come se ci fosse l'idea che il ricorso il comune viene commissariato. No, non è così. Il polverone è una brutta vicenda, ma questa situazione non fa altro che mettere il merito ancora più. Ma il merito viene messo in cattiva luce dal motivo per cui viene fatto il ricorso, non dal ricorso in sé. Cioè, questo bisogna chiarirlo. 4 mesi dopo, 120 giorni dopo l'inizio di questa esperienza, la nostra posizione rimane la stessa, cioè quella che è una situazione difficile dalla quale uscire, non ci sono iniziative altre che chiedere le dimissioni. Guardi,
La situazione intanto si è evoluta sempre verso il peggio, diciamo. Noi abbiamo provato più volte a collaborare con l'amministrazione, ci è sempre stata chiusa la porta in faccia su qualsiasi cosa. Anche in una recente intervista a Calabria Ora il sindaco ha detto che le porte... al garantista. Il sindaco ha dichiarato che le porte sono chiuse. Cioè, se questo è il... Poi leggiamo di appelli sulla stampa alla collaborazione anche da parte della Chiesa. Ora, noi sì, per carità di Dio, noi siamo per la pace. Non vogliamo litigare con nessuno, stiamo parlando di politica. Però le porte per noi sono chiuse, sia materialmente che proprio che non. Da parte nostra c'è sempre stata la massima disponibilità. Le proposte non sono mancate fin qui. Poi non vediamo margini, sinceramente, di manovra. I rapporti con l'altro gruppo di minoranza? I rapporti con l'altro gruppo di minoranza ci sono. Vuoi rispondere tu, Fede? Sì, i rapporti col gruppo di minoranza attengono all'attività dei consiglieri. Noi rappresentiamo il movimento, non rappresentiamo i consiglieri. Se all'interno del consiglio comunale ci sono delle battaglie da compiere e si trova una convergenza su alcune tematiche con l'altro gruppo di minoranza, bene. Ma siamo stati durante le elezioni e lo siamo adesso due cose distinte e separate. Rispetterà sicuramente i giudici. Io rifletterei piuttosto su quello che sta accadendo e su quello che abbiamo realmente oggi a merito. Le scuole, l'ospedale, queste secondo me sono le questioni più da affrontare. A Scilla si stanno battendo, stanno discutendo sulla questione oncologia, che dice arriverà a merito, ma che a mio parere non arriverà mai, perché merito sta chiudendo. Ha chiuso per i servizi primari, come si può pensare che a merito arrivi l'oncologia? A parte questo, a merito nessuno dice nulla su questa cosa, nessuno, minoranza, maggioranza, cittadini, una totale apatia su dei servizi che comunque sono essenziali. Io punterei l'attenzione più che altro su questo, più che sulla questione giudici, eleggibilità, incandidabilità, eccetera, eccetera. Io su questo vorrei fare una domanda: perché nessuno fa niente? Non è vero che nella minoranza non fa niente. La minoranza ha chiesto un incontro al commissario, che adesso purtroppo è stato dimissionato dalla commissione anticorruzione. Sulla questione ASID, oggi ho sentito qualche amministratore di maggioranza per chiedere cosa, che provvedimento avete preso sulla questione ASID. Il paese è sommerso dalla spazzatura. Mi sono sentita rispondere: ci stiamo determinando. Sì, vabbè, questa è una frase classica. Ho capito, sì. Però qua ci si punta sulla questione che compete ai giudici. Noi dovremmo puntare sui servizi che mancano in questo momento. È chiaro, ma è chiaro, io ne ho parlato abbondantemente di queste cose. Non è che noi siamo indifferenti oppure ci interessa solo il ricorso. Il ricorso è proprio quello che dicevo, cioè quando una persona giustamente anche è impegnata a difendersi da una situazione così, così grave per sé e per il comune, che attenzione può avere per le altre cose? Che attenzione può avere per l'ospedale? Che attenzione può avere per il gestore di rifiuti, dei servizi ambientali? È tutto lì. Ma io lo capisco anche il sindaco, per carità di Dio, non lo voglio condannare per questo. Magari io al suo posto, forse io al suo posto non mi sarei neanche candidato, ma io al suo posto in questa situazione farei la stessa cosa, farei di tutto per impiegare la maggior parte del mio tempo per dimettermi. E probabilmente gli altri amministratori non sono in grado di intraprendere un'azione autonomamente. Io sinceramente non capisco chi in campagna elettorale si difende dei campi diritti dei cittadini e poi dopo la campagna elettorale se ne scorda. Questo neanche noi lo capiamo, sinceramente. Sì, prego. La questione è... Sì. Chiamiamola spersonalizzata, raccolta servizi di igiene ambientale. Qui c'è da una parte dichiarazioni pubbliche da parte del sindaco che dicono ASED ci deve dei soldi indietro, dall'altra parte c'è invece una posizione di ASED che dichiara devo avere 4 milioni più di euro. La differenza tra quello che deve avere e quello sono 5 milioni di euro. Come minoranza, rispetto a una questione che va avanti da mesi, oramai non da giorni, no? Da quando si è insediato questo sindaco,
si è arrivati infatti alla rottura del rapporto. In questo tempo, questo periodo, quali azioni avete messo in campo per evitare che si arrivasse alla rottura definitiva del rapporto? E se avete, nella qualità voi di gruppo, di consiglieri, se avete dei dati diversi rispetto a quelli che dà il sindaco, cioè avete chiesto per esempio al comune, all'ufficio contabilità, di avere la situazione proprio pari pari certificata una volta per tutte, che a norma di legge entro i 30 giorni avrebbero dovuto darvi, che come sindaco noi lo sorreggiamo sempre, è in carica da 120 diviso 30 ci sono 3 per 7 21, insomma, no? Dice al mio paese. Allora, perché non avete mai nel 3 per 7 21 chiesto una volta per tutte la certificazione sull'asset, sull'azienda, debiti e crediti, quanto sono? Non perché ancora no, no, perché questa cosa potrebbe a, come? Fa parte della relazione di inizio mandato che non è stata mai depositata. È stato definito. Avete presentato qualche denuncia alle autorità competenti? È stata una diffida al prefetto, sì. Possono rispondere i consiglieri. No, no, vabbè, rispondi. Per favore. Sì, ma meglio rispondere. Allora rispondo a questa. Noi abbiamo presentato una, ecco perché avevo detto una diffida, inizialmente una richiesta, qui non ci è stata data risposta, e quindi abbiamo presentato una diffida perché venga pubblicata la relazione di inizio mandato, che praticamente è un obbligo previsto dalla legge, a cui si dovrebbe adempiere entro 90 giorni, e che prevede la pubblicazione di un dettaglio analitico di tutti i debiti e i crediti che l'ente ha nei confronti dei propri fornitori, relativo a tutte le ditte, quindi non soltanto ad ASED. Questo perché noi riteniamo che sia necessario capire quale sia la partenza. E questo va bene, però dottoressa, io avevo chiesto, la domanda era sempre, sì. Voi cercate di deludere sempre, no, le domande, no, siete perché? Bravi, siete no, molto no, più no, bravi no, voi del sindaco. No, no. Nel senso cioè, scusate, io ho chiesto su questa specifica questione. Nei 30 giorni successivi a un protocollo che non viene dato su un posto che come lo sta in questo momento rilasciato il protocollo del comune, con la richiesta di accesso agli atti, con tutto quello che volete, perché oggi la mancata per esempio consegna dei dati all'accesso agli atti da parte di un consigliere comunale di un gruppo passati 30 giorni vi vedevo obbligati poi a rivolgervi all'autorità competente e non più al prefetto, che tutti tirano dalla giacchetta sempre il prefetto, perché il prefetto credo che ha voglia che tutti sulla cattedra, sulla cosa, tutti i prefetti, io credo che il prefetto ha risposto infatti a Meluri anche sulla candidabilità elettiva, c'è il consiglio comunale, gli ha risposto, e voi lo sapete che ha risposto così, non a caso io ho fatto quella domanda prima, è il consiglio comunale che ha la responsabilità sulla nomica e sulla revoca, ma quella domanda l'abbiamo già superata, voi avete, noi facciamo politica, non vogliamo essere un consiglio comunale che si assume quel tipo di responsabilità, va benissimo, per me non va benissimo, ma va benissimo, è una vostra dichiarazione. Su questo fatto io voglio capire, prima che arrivasse questo disastro che ci vede sulla raccolta eccetera, asset contrapposta al comune, dove siamo scaduti anche nelle dichiarazioni dall'una e dall'altra parte, non solo da una parte, attenzione, chi attacca chi... Ora, voi cosa avete fatto per evitare che si arrivasse a questo? Perché? Perché qui c'è un'azienda che dà pane a 50 dipendenti, da una parte. Dall'altra c'è un'amministrazione che, se è vero che non sta pagando, dice anche delle bugie. Ma scusate, il ruolo di una minoranza qual è? È quello di vedere, di verificare questi dati. Se vado a chiederli io come cittadino, non me li danno. Se richiede la minoranza, che è il compito ispettivo all'interno del Consiglio, ha il diritto di ottenerlo, lo avete richiesto, punto. Durante la conferenza dei capigruppo abbiamo espressamente richiesto che venisse portato in consiglio il tema relativo ad ASED, con tutta materialmente la richiesta scritta non è stata fatta, è stata discusso in conferenza dei capigruppo, dove si è richiesto di portare tutte le carte in consiglio in modo che venisse affrontata pubblicamente questa situazione con dati alla mano. Tutto qui. Quindi non c'è nessuna richiesta. Per quanto riguarda, a parte
parte la richiesta della relazione di inizio mandato in cui avremmo avuto una situazione chiara e completa. Cioè qui c'è, è come quando si parla dell'ospedale. Se l'ospedale sta accadendo, stamattina a proposito c'erano, avevano appeso dei panni fuori, reggiseni bianchi, neri e rossi, giuro, lì davanti, tipo sai, da una finestra all'altra hanno appeso i panni, proprio compresi i reggiseni rossi o i reggipetti, come li chiamavamo all'epoca, rossi, neri e bianchi. Quindi a questo punto siamo arrivati e nessuno se ne accorge, no? Questo è il degrado più assoluto. Ma voglio dire, l'ospedale sta cadendo giorno dopo giorno, lo sappiamo, poi è caduta l'impresa e abbiamo una spazzatura in mezzo alla strada e il sindaco ha dichiarato in conferenza stampa dove lei c'era, aspetta, dove lei c'era, dall'altro non ricordo che l'ha vista, a parte il problema a scuola, ha dichiarato la faremo in proprio, tagliamo il cordone umbilicale, io ricordo questa espressione, e faremo, faremo addirittura in proprio la raccolta. Sapete voi, avete chiesto, interpellato il sindaco per sapere a che punto è l'indebito, la raccolta o il proprio? Punto. No, lui ha detto che valuterà la possibilità di farla in proprio, non ha detto che la farà in proprio, ha detto che valuterà l'opportunità. Sì. Quindi aspettiamo che lui ci dia una risposta. Ma che taglia il cordone, aveva detto che lo taglia. Sì, aveva detto così, sì, però l'ha tagliato non c'è riuscito. Per quanto riguarda la situazione dell'ospedale, volevo dire che in realtà io stessa in consiglio, il secondo consiglio, ho fatto un intervento chiedendo espressamente al sindaco e a tutta la maggioranza di intervenire su questo tema. Ho chiesto che venga istituita una commissione, un gruppo di lavoro, comunque un nucleo che possa costituire un punto di riferimento all'interno del comune, ovviamente capofila, per tutti gli altri comuni del nostro territorio, in modo da poter attivare tutte le iniziative che siano necessarie a tutela del nostro ospedale, facendo riferimento anche a molti altri comuni come per esempio Polistena, Cinque Frondi, come Scilla, che si stanno attivando non soltanto i cittadini ma anche le amministrazioni, perché riteniamo che il compito delle istituzioni sia proprio quello di dare il riferimento, un riferimento per una battaglia. È necessario individuare dei punti molto chiari, per questo abbiamo anche chiesto l'intervento, l'incontro con il dottor Gioffrè, per il quale in realtà lo stesso sindaco, nel momento in cui gliel'abbiamo comunicato, ci ha accusato di estrema scorrettezza, in quanto già lui era molto avanti. In realtà ancora ne stiamo aspettando questo famoso intervento con Scura e con Oliverio, che di cui ha parlato già dal primo consiglio, ma di cui in realtà ancora non abbiamo traccia. Tra l'altro ho saputo che c'è stata in realtà una conferenza di sindaci con, lo sappiamo tutti, una conferenza di sindaci con Scura ed Oliverio alla regione, e in realtà in quell'occasione il sindaco e i delegati che erano lì presenti, i consiglieri di maggioranza presenti, non hanno assolutamente sollevato il problema della questione dell'ospedale di merito, se non per fare riferimento ad alcune reparti dell'ospedale riuniti. Quindi da parte nostra c'è il massimo impegno, proprio per rappresentare, per costituire un punto di riferimento per tutto il territorio, perché riteniamo che sia un tema fondamentale per la difesa di tutti i nostri cittadini. In chiusura le faccio l'ultima domanda, che ci ho finito veramente. C'è consiglio comunale convocato per i prossimi giorni, all'ordine del giorno, a parte una mozione con l'associazione degli alberghi popolari, c'è poi la variazione di bilancio fatta in giunta, quindi sarà una delibera in realtà, quindi all'ultimo giorno utile per sanare questa variazione di bilancio viene fatto un consiglio comunale. Voi, visto che avete detto oggi alla stampa, quindi lo dite a suocera perché non la intenda, sindaco dimettiti domani, dopodomani quando è nel consiglio comunale, direttamente a Nuora, cosa avete pensato di dire ed eventualmente di presentare come mozione scritta? Prima di parlare con la suocera abbiamo parlato già con la Nuora, le abbiamo detto in consiglio, lei forse li registra ma non li ascolta tutti i consigli, noi abbiamo già chiesto le missioni, l'abbiamo chiesto in più occasioni, in ultimo quando dobbiamo portare, ma ora voglio dire c'è consiglio, ma ora quale atto farete? Ad ogni consiglio dobbiamo reiterare questa richiesta di missioni, io penso che sia stata chiara, l'abbiamo chiesto come movimento, l'abbiamo chiesto come consiglieri, okay. Le richieste di missioni la prossima sarà probabilmente quella definitiva, non sprecheremo altre. Per quanto riguarda comunque il consiglio di sabato, lei invece ha fatto notare una cosa estremamente interessante,
si convoca il Consiglio l'ultimo giorno utile per ratificare una delibera di giunta che diversamente già lunedì sarebbe stato troppo tardi per ratificare. È una distrazione anche questa. È quello che dice Francesco, cioè confermo ancora una volta quello che ha detto Francesco, quando si è distratti da tante altre cose si rischia di far scadere i termini previsti dal testo unico sugli enti locali per la ratifica da parte del Consiglio Comunale di una delibera di giunta che esprime una variazione di bilancio, che ricordiamo la variazione di bilancio può essere fatta solo dal Consiglio, solo per motivate questioni urgenti di giunta, attraverso la giunta. Ma se fosse stata veramente urgente, perché abbiamo aspettato 60 giorni perché passasse il Consiglio? Queste sono le cose gravi, e mi pare che Francesco l'abbia espresso questo concetto. Non si può essere distratti da tutte le altre cose collaterali anziché amministrare un paese come merito, che già ha tanti problemi. Beh, non è detto che il Consiglio però abbia la maggioranza dei consiglieri presenti, e come che chiedevo quale azione state facendo? Cioè, la mia domanda era anche, cioè, non è detto che questa, visto che l'ultimo giorno, se non ci sono, se non c'è la maggioranza dei consiglieri, la delibera non passa e succede. Una volta che avranno ascoltato la sua domanda, sicuramente si libereranno da tutti gli impegni per legarsi al credo che nei prossimi giorni un altro momento in cui verrete, diciamo così, riconvocati per discutere insieme ai nostri consiglieri comunali della situazione delle scuole, degli edifici scolastici. Vi ringrazio ancora e una buona serata. Buonasera. Buonasera.